Ma non dovunque la natura è matrigna con la Calabria, e in zone come questa sorgono aziende agricole e grandi fabbriche modello. È qui che si ritiene possibile un'azione innovatrice. Qui si sta esplicando l'iniziativa di operatori locali ed industriali del nord incoraggiati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Le nostre iniziative nel campo turistico, industriale e agricolo a Praia e a Moratea dimostrano come è possibile intentare uno sviluppo economico della Calabria. Noi siamo riusciti nello spazio di pochi mesi creare degli assistenti, degli specializzati, i quali presto prenderanno la direzione, non dico dei reparti, ma delle sezioni di lavoro. Questa situazione nuova che è venuta a crearsi dà veramente a qualsiasi operatore che scende dal nord la possibilità di trovare maestranza favorevole. È un industriale del nord che parla. Oggi ha creato un'azienda in Calabria. Ha potuto constatare che l'elemento umano è ottimo. Ha solo bisogno di incoraggiamento. Grazie a ciò che è stato realizzato fino a oggi nel settore delle attività industriali e artigiane, per le quali la Calabria dispone sui fondi della cassa di circa 7 miliardi, circa 4.000 persone hanno trovato un'occupazione stabile. Il reddito è aumentato in un anno del 16,5% per effetto di questa politica meridionalistica. Si sono visti piccoli operatori locali diventare grandi operatori, dimostrando di saper creare nuove iniziative. Il lavoro non va avanti, non è sbrigativo, cercate di far muovere un po' gli uomini. Chiappetta, Chiappetta, vieni un po' qua, Chiappetta, vieni un po' qua, muoviti. Vai a dire a quel ragazzo che si sposti subito con i materiali laggiù. La ruspa lì non funziona bene, bisogna cercare di farla muovere un po' più a lungo.